Quando si parla di Gibson ci sono pochi elementi che accomunano quasi tutte le chitarre di questo brand e che vengono in mente ai chitarristi. Essi sono il manico incollato, degli humbucker PAF o dei P90 come magneti e il classico headstock Gibson, che per carità è una delle palette più belle e iconiche che esistano nel mondo delle chitarre elettriche, ma che però presenta dei problemi di fragilità e di tenuta dell'accordatura. C'è però una particolare chitarra appartenente, diciamo, alla linea di questo brand che non rispetta nessuna di queste caratteristiche. Uno strumento che a mio parere rappresenta il tentativo meglio riuscito da parte di Gibson di avvicinarsi, anche se lontanamente, a quello che è il mondo Fender. Erano più di 2 anni che volevo prendermi una chitarra nuova, non lo nego, e volevo uno strumento che fosse un po' più smooth, un po' più morbido dal punto di vista sonoro rispetto alla mia Gibson SG. Ho provato tantissime chitarre, moltissime delle quali erano, se non ricordo male, Fender ed Angelico, spesso delle chitarre davvero davvero molto belle, ma che non sono mai riuscite a convincermi fino in fondo. Anche perché allora io mi ero fissato un budget che non superava i 600-700 euro. Un giorno stavo casualmente navigando in un noto sito di compravendita di strumenti musicali, di vendita di strumenti musicali perché comunque è un sito che vende e basta, e ho notato una Epiphone Firebird della serie Inspired by Gibson, tra l'altro a mio parere una serie molto ben riuscita. Fu così che decisi di puntare su quel modello di chitarra. Mi misi a cercarla sui siti dei vari negozi che ci sono qua in Nord Italia e la trovai in un negozio a Milano. Quindi un weekend mi tenetti libero, presi il treno per andare fino a Milano, andai in questo negozio e chiesi di poter provare questa chitarra. Avevo l'intenzione di acquistarla se mi fosse piaciuta. L'unica cosa è che una volta imbracciato questo strumento, ho capito che non era quello che cercavo. Non fraintendetemi, era uno strumento costruito bene e che suonava anche molto bene. L'unico problema che aveva era che i legni mi davano sotto le dita proprio una sensazione di economico, in particolare l'alloro indiano che si trovava sulla tastiera. Non è da vedere proprio come un difetto per una chitarra di quel tipo, perché che sappia io, in quella fascia di prezzo solo PRS mette il vero palissandro sulla tastiera. Quindi probabilmente quella che volevo io, quella di cui avevo bisogno io, era una chitarra di fascia superiore. E siccome sia dal punto di vista della comodità, lasciando stare appunto l'aspetto dei legni, che dal punto di vista sonoro, che dal punto di vista del design, la Firebird mi piaceva davvero da morire, ho deciso di aspettare, mettere da parte un po' più di soldi e puntare sul modello originale, sul modello Gibson. Ho avuto qualche mese fa la bella opportunità di poter provare una vera Gibson Firebird Made in USA a una fiera a Padova, alla Guitar Show di Padova, e mi è piaciuta da morire. Ecco perché qualche settimana fa ho deciso di prendermi questa Gibson Firebird Cherry Red, color rosso ciliegia.
La Firebird nasce all'inizio degli anni 60 per lo stesso identico motivo per il quale sono nati modelli come la SG, la Flying V e la Explorer. La casa produttrice americana, Gibson, voleva riuscire a stare al passo con quella che era la concorrenza di allora, in una parola, Fender. In quegli anni modelli come la Stratocaster e la Telecaster stavano letteralmente dominando il mercato perché primo erano più innovative per il tempo, secondo costavano anche di meno rispetto a una Les Paul o comunque a una chitarra di casa Gibson, cosa che tra l'altro vale tutt'oggi. Con 600 euro una buona Fender davvero ve la potete prendere, magari una Made in Mexico ma comunque una Fender validissima ve la potete comprare. Mentre se avete un budget di 600 euro, ammesso che non troviate l'offerta della vita, una Gibson originale ve la potete sognare. Il design di queste chitarre non viene ideato da un designer di strumenti musicali, ma bensì da uno che lavorava nel campo automobilistico. Un designer che si era ritirato in una città in Michigan, stato dove Gibson, in quegli anni, se non sbaglio, aveva proprio aperto una fabbrica di chitarre. E se vi devo dire la verità, questa cosa si nota. Non solo nel design, che secondo me presenta proprio l'influenza di quello che è il mondo automobilistico di quegli anni, ma anche nel fatto che questa chitarra non è un concentrato di ergonomicità. Ciò non vuol dire che è scomoda, anzi, Gibson non stava passando un bellissimo momento quando ha lanciato questa linea di strumenti musicali e per questo è stato deciso di darle questo nome a questa chitarra. La Fenice, la Firebird, è un animale mitologico che è in grado di rinascere dalle proprie ceneri dopo essere bruciata. Molti di voi, soprattutto se avete la mia età, avranno visto apparire questo animale nei film e nei libri di Harry Potter. Quindi questa serie di chitarre doveva rappresentare una vera e propria rinascita per il brand americano. Indovinate un po', così non è stato. Esattamente come le cugine Flying V ed Explorer, all'inizio questa chitarra è piaciuta a poche persone. Però c'è da dire che con gli anni successivamente ha acquisito la sua notorietà. Come probabilmente avrete già capito, a mio avviso la Firebird è il modello di chitarra più alieno dell'intero catalogo Gibson. Per alcuni elementi ben distinti, a partire dall'attaccatura manico-corpo. Nelle Gibson, in praticamente tutte le Gibson se non vado errato al di fuori di questa linea, il manico è incollato al corpo, mentre nelle Firebird l'attaccatura tra il corpo e il manico non esiste. Questa chitarra è neck through, ossia il manico e il corpo sono un unico pezzo di mogano al quale sono state poi attaccate delle alette. Questa tecnica costruttiva, quando era uscito questo modello, era una novità, anche se non è un'invenzione di Gibson, non è stata Gibson la prima a portare modelli di chitarre neck through sul mercato, però la Firebird rappresentava una vera e propria novità all'interno del catalogo del brand. Le anomalie di questo strumento non finiscono qui perché l'elemento che più di tutti, a mio parere, caratterizza il suono di questa chitarra, i pickup, appunto, sono unici nel loro genere. Si tratta di mini humbucker, dei magneti, dal punto di vista costruttivo simili agli humbucker, ma che sono un po' più stretti e che hanno un suono che tende di più verso le frequenze medio-alte. Gibson mette ed ha messo questo tipo di pickup anche su vari modelli Les Paul o SG. L'unica differenza tra i magneti che montano quei modelli là e quelli che montano le Gibson Firebird è che quando si parla dei pickup delle Firebird si parla di microfoni realizzati esclusivamente per quella linea lì. Si parla di Gibson Firebird Alnico 5. Se non vado errato, neppure nelle riedizioni Epiphone si riescono a trovare questi microfoni qua. E questo dovrebbe darvi un po' un'idea di quella che è l'unicità sonora di questo strumento musicale. Un ennesimo elemento che contraddistingue questo tipo di chitarre è le meccaniche che le Firebird montavano in origine e che adesso potete trovare su tantissimi modelli custom shop, soprattutto reissue, mentre anche sulle custom shop più moderne Gibson è tornata a mettere delle meccaniche un po' più tradizionali. A tanti non piacciono queste meccaniche più tradizionali, preferirebbero le vere meccaniche Firebird, che se non sbaglio sono dei banjo tuners, ma cioè a me non fa tanta differenza, comunque sono delle buonissime meccaniche.
C'è anche da dire, tra l'altro, che la paletta della Firebird è completamente diversa da quella di una Les Paul, di una 335 o di una SG. Questo si traduce in una cosa che avvantaggia tantissimo questa chitarra qua rispetto alle altre. Tiene davvero molto meglio l'accordatura. Se con la mia SG alla fine di ogni canzone devo controllare che la corda del Sol sia, diciamo, accordata, sia in tune, come direbbero gli inglesi, e in questo caso invece no, mi fido molto di più della tenuta della cordatura di queste meccaniche, di questa paletta. Di Gibson Firebird, quando si parla di chitarre elettriche, perché ci sono anche le Firebird acustiche, ne esistono tre principali modelli: la Firebird normale o reverse, come è conosciuta dai collezionisti, che è in pratica quella che ho io, la Firebird classica, la Firebird non reverse, che se non si chiama Gibson Jazz Master, penso sia solo per una questione di brevetti, e la Firebird X, che non credo venga più prodotta. E che a mio parere rappresenta il punto più basso della storia del catalogo di questo brand. Piccola curiosità, un paio d'anni fa è spopolato su internet un video nel quale venivano distrutte centinaia di Gibson Firebird X da una ruspa. Di Gibson Firebird Reverse, all'inizio, quindi all'inizio degli anni 60, quando è uscito questo modello, ne esistevano quattro tipi. La prima, che aveva un solo pickup al ponte e gli intarsi tondi, della quale tra l'altro è uscita una bellissima riedizione Epiphone firmata da Joe Bonamassa qualche anno fa. La terza, che aveva due pickup e una vibrola come leva. La quinta, che non so giusto che differenza avesse con la terza, se non gli intarsi che anziché tondi erano a forma di trapezio. E la settima, che praticamente era una quinta con tre pickup. Tra l'altro, a mio parere, una delle chitarre più belle che esistono, la Gibson Firebird Settima, che anzi, oso dire che eguaglia la SG a 3 pickup al primo posto nella classifica mia personale delle chitarre più belle di sempre. Veramente, la Firebird Settima è un capolavoro. Giusto, giusto, non so, a parte chiaramente i pickup, il numero di pickup e il tipo di leva, non so quali siano le differenze che c'erano tra queste chitarre, al di là di quelle estetiche. Successivamente Gibson ha prodotto dei modelli un po' più standard di Firebird, come quello che ho io, e se al giorno d'oggi vorreste acquistare una Firebird come la facevano ai tempi, quindi o una prima, una terza, una quinta, una settima, o puntate su delle riedizioni Epiphone che sono difficilissime da trovare, ce ne sono state pochissime come quella che ho citato prima, o andate a cercare tra le custom shop, ma sappiate che dovete essere pronti a spendere veramente un sacco di soldi se ne volete una. Non che quello che ho io sia un modello facile da trovare in giro, anzi, soprattutto in Italia e in Europa, sono abbastanza rare come chitarre, è molto difficile trovare delle Gibson Firebird. Questo, secondo me, se da un lato non è il massimo, io ho speso mesi a cercare una chitarra di questo tipo, e dall'altro lato aumenta il senso di unicità e di esclusività che emana questo strumento musicale. È una cosa che hanno in comune tantissime chitarre del gruppo Gibson e di altri marchi. Quando si imbraccia uno strumento di questo tipo, o almeno quando lo suono, quando io lo suono, e provo una sensazione veramente di unicità, come se stessi tenendo in mano un pezzo di storia della musica contemporanea, non solo una semplice chitarra elettrica. Non so, questa è la sensazione che ho io e che da quel che ho capito sembrano avere anche tanti altri chitarristi. Detto ciò, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se così fosse, vi invito a mettere un mi piace e a scrivermi nei commenti cosa ne pensate voi di questo strumento. D'altronde ho sentito tantissimi chitarristi parlare bene di questa chitarra, dire di volerne una addirittura, ma non ho mai conosciuto nessuno che ne fosse veramente in possesso di uno di questi modelli. Inoltre, se i miei contenuti vi piacciono e volete rimanere aggiornati su tutti i video che caricherò in futuro, vi invito ad iscrivervi al mio canale e ad attivare la campanellina. A questo punto non mi resta che salutarvi. Ciao!